Senta, io volevo cominciare, la frase fatta dovrebbe essere che Francesco Favino non ha bisogno di presentazioni, ed è vero, però io invece un pochino vorrei presentarlo per ricordarvi che qui Francesco fa cinema, da ormai cinema e televisione, diciamo che è iniziato, quindi lavori, prime apparizioni sul piccolo, poi sul grande schermo sono esattamente 25 anni fa, quindi è un quarto di secolo, neanche fatto a farlo apposta. Ha fatto, contando anche i cortometraggi, ma anche le serie televisive, dove le puntate sono numerose, 76 film, 76, diciamo, 76 titoli al suo attivo ad oggi, che è una cosa abbastanza spaventosa, non sono molti oggi gli attori ad avere, così, a mantenere questa produttività, questi ritmi, e ha fatto soprattutto, me ne sono reso conto, riguardando la sua filmografia, le cose più diverse che abbiamo appena visto così. Sbirro, col casco calato, il cuore in tumulto, ma hai fatto anche un grande finale. Forse il personaggio ti ha dato la prima popolarità proprio vera, è quello del libanese. Hai fatto l'industriale per Giuliano Montalto, hai fatto il sindacalista di Vittorio in televisione, hai fatto film fantasy, hai fatto film invece di ispirazione sociologica, hai fatto film costume, film horror americani, per Francesco anche una carriera internazionale che si intreccia a quella italiana, sto pensando a World War Z, se pronuncio correttamente, quindi sull'invasione degli zombie. Insomma, la tua carriera è una specie di festa degli opposti, sai anche che hai fatto varie volte il bravo marito, il padre di famiglia, più o meno, insomma, discutibile, hai fatto il gay, hai fatto uomo che diventa una donna, addirittura, uno dei tuoi ultimi film di Goffo. Ecco, ma c'è una tutto questo con una presenza fisica, voglio dire, indubitabile, fortissima. Io il mio primo ricordo però di Pier Francesco è quando selezionai, tanti anni fa, ormai appunto, forse 93-94, per Venezia, una sezione parallela di Venezia, un suo corto che si chiamava Baci Proibiti, di Francesco Nicci, e io ricordo poco di quel corto, ma la faccia di Favino mi si stampò immediatamente in testa. E la cosa curiosa è che disse, ma io lo conosco, dove l'ho già visto? Non l'avevo mai visto, ma questa è secondo me la dote, la vera, la prima dote, che è proprio una cosa figa, non c'è niente da fare dei grandi attori, che chiamiamola fitogenia, chiamiamola come volete, ma è qualcosa che tu hai la sensazione, c'è insieme lo stupore, la sorpresa, e quella faccia tua stavi aspettando, non so, è qualcosa che è come se fosse un po' lì nell'aria e che riconosci. E questo significa che quell'attore è in sintonia con la sua epoca, appunto, può fare ruoli molto, molto diversi, ma non siete venuti a sentire me. Pier Francesco, quindi la prima domanda è naturalmente come mai tanta varietà? Non può essere, non credo che sia un caso. No, innanzitutto buongiorno, ed è meraviglioso essere. Però mettiamoci d'accordo, mo. Non facciamo l'applauso a ogni cosa che dico, sennò andiamo avanti. No, dicevo, è meraviglioso tornare qui sopra in uno dei teatri più belli d'Italia. Allora, no, non è un caso, non è un caso, perché ho sempre pensato che in realtà il mestiere dell'attore sia questo, cioè porre la propria personalità ai ruoli che si fanno rispetto al talento che almeno io credo, che credevo di avere, non era quello che... No, è tipo di talento. Non era quello che mi interessava. Tu parlavi prima della faccia, io ho una faccia facciosa, cioè una faccia che può anche ingombrare a volte, eppure proprio questa faccia ingombrante è quella che invece paradossalmente ha permesso di fare tante cose diverse, perché è un po' una faccia da clown. Non mi voglio buttare giù, però questa è una faccia plastica. Ci sono attori che hanno il dono di attrarre la luce e quasi scomparire dietro quella luce. Ecco, io non sono quel tipo di attore, sono un tipo di attore che impone, in qualche modo, modella la sua faccia rispetto a quello che fa. Tanto è vero che sono un attore che lavora molto col corpo e mi piace farlo. Però in generale penso che una delle cose molto belle del mestiere dell'attore sia il privilegio, attraverso quello che facciamo, di scoprire quante cose possiamo essere noi esseri umani. E di fondo io faccio l'attore per questo, perché a me l'essere umano piace. Io penso che siamo dei meravigliosi, una meravigliosa invenzione, e che dentro di noi... Chi è? C'è qualche... Sei un gatto o un bambino?
in entrambi i casi benvenuto, ma una delle meravigliose intenzioni, una delle meravigliose possibilità è che noi tutti dentro di noi abbiamo il fascista di ACAB e l'anarchico Pinelli, girati a distanza di due mesi l'uno dall'altro, e la possibilità che si ha di poter toccare per un attimo quegli opposti è un privilegio pazzesco, ma penso che in realtà ognuno di noi in potenza possa essere tutto ciò che determina ciò che poi invece scegliamo di essere, è la società all'interno della quale viviamo, i valori che abbracciamo, ciò che vogliamo essere, e in questo ci sono tutte le possibilità della scrittura, dei meravigliosi romanzi e del meraviglioso cinema, che me lo consente, che è un mestiere che ho la fortuna di aver desiderato di fare da piccolo e che ancora di più ho il privilegio di avere la possibilità di fare ancora oggi.